Ehi tu! Sì, sto parlando con te. E dimmi, cosa fai nella vita? E beh, l'anno scorso ho preso il diploma e adesso sto cercando lavoro. Perché scusa, non sai che il 6 e il 7 maggio ci sono le amministrative a Palermo? Perché non ti candidi al consiglio comunale? Avresti praticamente un posto e uno stipendio per 5 anni. Guarda, non mi intendo molto di politica, anzi, proprio non ne so niente. Meglio! Il non saperne niente costituisce titolo preferenziale. Davvero? Certo! A Palermo si candidano tutti! Avvocati, ingegneri, architetti, ma anche macellai, pescivendoli, muratori, lavavetri, lavascale. Beh, certo, pensandoci potrebbe essere una buona opportunità, ma io non conosco molte persone, come faccio a ottenere tutti questi voti? Ah, niente di più facile, prometti, prometti di tutto. Buonasera signori, oggi vi ho convocato per ascoltare tutte le vostre richieste. Signora, a lei cosa serve? Signor onorevole, a me servirebbe un'asse da stiro nuova e una cassa popolare dove andare a stare. E così sarà. Segretario, scriva! E tu, giovanotto, di cosa hai bisogno? Signor onorevole, a me servirebbe un paio di occhiali nuovi e un posto di lavoro fisso. Anche se Monti sostiene che sia monotono, anche tu avrai quello che desideri. Segretario, scriva! E lei, signore, lei è messo in disparte. Che cosa desidera? Signor onorevole, io non ho bisogno di niente. Ho un posto di lavoro, sono sposato e anche i miei figli lavorano. Ma come? Ci deve essere pur qualcosa di cui ha bisogno. Sì, forse una cosa ci sarebbe, ma non penso lei possa aiutarmi. Ma che sta dicendo? Una volta ottenuto il posto di consigliere comunale, la mia aurea sarà potentissima e potrò soddisfare qualsiasi bisogno. Quindi mi dica pure. Beh, io voglio cambiare sesso, ecco. Lei mi sta dicendo che vuole diventare donna? No, voglio cambiare membro. Va bene, credevo che fosse addirittura peggio la sua richiesta. Comunque, così sarà. Segretario, scriva! Onorevole, io capisco che lei ha promesso il posto di lavoro e la casa popolare, ma il membro a quel signore mi è sembrata, diciamo, una cosa esagerata. Segretario, ma mi dica una cosa, se io vengo eletto a tutte queste persone, che cosa diamo? Sta minchia. Appunto, pura id. Se invece vuoi proprio osare, potresti anche candidarti come sindaco. Sai, il trattamento economico è superiore. Beh, come sindaco mi sembra forse un po' troppo esagerato. È un ruolo troppo impegnativo, non è proprio da tutti, diciamolo. Ti sbagli, perché se è riuscito a fare il sindaco il tizio con la faccia da cavallo, può riuscirci chiunque. Giorno 6 e 7 maggio a Palermo si vota per la scelta del consiglio comunale e del sindaco. Votate con la testa! Non andare dietro a persone, a pseudopolitici che ti promettono cose assurde! Perché una volta ottenuto il potere, se ne fregano di tutto e di tutti! E poi non dimenticate mai che Carnevale può anche essere un coglione. Ma chi ci va dappresso è ancora peggio. Sì, vabbè, ma tu chi vorresti come sindaco? Io come sindaco vorrei... Barbapapà! Spam. Molestia. Fastidio. Giuseppe Ricotta da Palermo dice di essere il miglior youtuber italiano. Trash. Basta. Basta. E basta.